un bambino siriano di 3 anni. Proveniente da un piccolo insediamento rurale sulle alture del Golan e racconta agli adulti del suo villaggio qualcosa di incredibile. Nonostante l'età, e per avere soli 3 anni, parla già molto bene. I genitori inizialmente dopo averlo sentito lo ignorano, i bambini dicono spesso molte sciocchezze. Ma il piccolo insiste con una certa ostinazione a raccontare la sua storia. I suoi ricordi lo tormentano. Ricorda le terribili immagini di un'ascia e di un litigio. Alla fine, i suoi genitori cominciano a credergli e la storia si diffonde nel villaggio. Questa storia provoca strane sensazioni nel villaggio, soprattutto perché gli abitanti sono per lo più drusi, una minoranza etnica che crede nella reincarnazione e nella rinascita, motivo per cui le parole del bimbo assumono un significato speciale. Il bambino, per di più, ha anche una voglia rosso fuoco sulla fronte. I drusi credono che ciò rappresenti una ferita subita nella vita precedente. Il bimbo sostiene di essere stato ucciso con un'ascia nella sua vita precedente. Ma, cosa ancora più incredibile, si ricorda della sua città natale e del suo assassino. Grazie alle descrizioni che fornisce, gli anziani del villaggio sono in grado di trovare il luogo identificato con la scena del delitto. Il bimbo riconosce uno degli abitanti, gli si avvicina e gli dice: «Sono stato il tuo vicino di casa. Abbiamo avuto una discussione e tu mi hai ucciso con un'ascia». L'uomo si volta ed è bianco come una statua di gesso. «So anche dove è sepolto il mio corpo». Ed è incredibile, il bimbo è in grado di descrivere con dettagli espliciti, indicando sotto un mucchio di pietre, il luogo dove poi hanno ritrovato il corpo. Proprio dove lui diceva, c'erano resti umani di ossa e un teschio in frantumi. L'omicida ha confessato il delitto ed è stato immediatamente consegnato alla giustizia. In seguito, il bimbo si è sentito meno afflitto dai suoi ricordi. Molti scienziati si sono detti increduli, ma incapaci di dare una spiegazione razionale a questo evento, che spinge a riconsiderare le esperienze di premorte e di reincarnazione. Ciò che trovano sotto una roccia di un villaggio vicino è inspiegabile. Un bambino siriano di 3 anni ricorda la morte nella vita precedente, ricorda la sua città natale e del suo assassino, racconta agli adulti del suo villaggio qualcosa di incredibile da più di 3 anni, ha una voglia rosso fuoco sulla fronte, e gli anziani del villaggio lo credono. Ciò che succede dopo è incredibile, il bambino è in grado di descrivere con dettagli espliciti, indicando sotto un mucchio di pietre, il luogo dove poi hanno ritrovato il corpo. Proprio dove lui diceva, c'erano resti umani di ossa e un teschio in frantumi. L'omicida ha confessato il delitto ed è stato immediatamente consegnato alla giustizia. In seguito, il bimbo si è sentito meno afflitto dai suoi ricordi. Molti scienziati si sono detti increduli, ma incapaci di dare una spiegazione razionale a questo evento, che spinge a riconsiderare le esperienze di premorte e di reincarnazione.